Bentrovati. 200 morti dall'inizio dell'anno, più 50% di denunce di incidenti e aumentano anche le donne vittime di infortuni. I numeri della strage sul lavoro ce li consegna anche quest'anno il rapporto dell'INAIL e la Campania è ancora maglia nera insieme a Lombardia e Toscana. Il quadro diventa ancora più tragico se si prendono in considerazione i numeri reali, e cioè il lavoro nero e il sommerso, vittime che restano fuori da ogni tipo di statistica e fuori anche da ogni discorso di risarcimento o pensione. Con il boom del bonus 110 e la ripresa delle attività in tutti i cantieri dopo il Covid, il rischio è aumentato a dismisura. Ma cosa si sta facendo davvero per la sicurezza sui luoghi di lavoro? Ne parliamo oggi in questa puntata della Linea. Siamo saliti sul ponteggio per prendere la carrucola. Io camminavo davanti con il mio collega che portava sta carrucola, la portava dietro di me. E all'improvviso mi sono trovato giù senza capire che cosa era successo. E ho sentito l'altro mio collega, Longo Benito, che mi urlava che Mimma era morto. È arrivata l'ambulanza, mi hanno portato in ospedale, mi hanno operato urgentemente che avevo la milza che era spappolata. Mimmo era una bravissima persona, l'ho fatto ritornare io al lavoro perché lui stava a casa, ma io ho convinto il datore a farlo venire a lavorare. Vi immagino io come sto. Io ci ho pianto tutti i giorni perché mi sento responsabile di queste persone che io ho portato al lavoro. Lavoravamo perché avevamo bisogno proprio di lavorare per portare avanti una famiglia e tante cose non le guardavamo. Se i ponteggi non sono montati a norma, se vi vogliono far fare qualcosa che voi ritenete e che non va bene, non fatelo, fermatevi. Non è vero che dicono dopo ti aiutano, nessuno ti aiuta. E io lo sto vivendo sulla mia pelle. Non pensare a dire devo portare i soldi a casa perché ho due figli o tre figli, no. Dopo i vostri figli vengono abbandonati, nessuno vi viene ad aiutare. Perciò fate attenzione e vi ripeto per l'ultima volta, basta morte sul lavoro. Il 13 aprile del 2017 è il momento in cui è finita la vita di mio padre ed è cambiata la nostra sostanzialmente. Ho ricevuto la chiamata di mia madre mentre stavamo andando fuori a pranzo al mare. E mi diceva che papà era caduto dall'impalcatura facendosi male e che lo stavano operando. In quello stesso momento ho capito che papà sostanzialmente non c'era più. Però abbiamo fatto una corsa comunque contro il tempo sperando che le mie sensazioni fossero sbagliate. Arrivati al policlinico, al padiglione 17, ho avuto e appreso la notizia, quella che poi pensavo, quindi papà non ce l'aveva fatta in quella caduta. E da lì ho capito che la mia vita e quella di mia madre sarebbe cambiata per sempre. Ho guardato mia madre e non l'ho più riconosciuta, non si è più ripresa la mia mamma. Ci siamo accorti di tante falle a livello giuridico, amministrativo e di tutto quello che a livello lavorativo mio padre aveva già subito, continuava a subire anche dopo la morte. Non c'era rispetto nemmeno in quel caso lì. Le condizioni, soprattutto nell'ultimo periodo e con l'ultimo datore di lavoro, ma anche in precedenza, erano davvero disumane. Quello che mio padre mi raccontava erano non potersi fermare per andare al bagno, non potersi accendere una sigaretta, non fare una pausa caffè. Mio padre non era stato inquadrato fino all'ultima settimana prima della morte e molte volte ha dovuto nascondersi come se lui stesse rubando qualcosa a qualcuno, invece di star lì per un diritto. A livello psicologico, umano, sociale, niente. Noi siamo gli invisibili come sono invisibili le cosiddette morti bianche. E tornerei al 13 di aprile in questo caso. Da lì mio padre è uscito per andare al lavoro ed è tornato in una fredda bara. Mi auguro, spero vivamente che questo possa non accadere ad altre famiglie e dico anch'io basta morti sul lavoro. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, recita l'articolo 1 della nostra Costituzione. Peccato però che nel nostro paese di lavoro si muore.
I numeri relativi alle cosiddette morti bianche avvenute negli ultimi anni sono da bollettino di guerra. Si contano circa 1000 vittime ogni anno e la Campania, dopo la Lombardia, è tra le regioni più colpite. Una strage silenziosa e ormai intollerabile. Nel primo bimestre del 2022 sono state 121.994 le denunce di infortunio arrivate all'INAIL, 114 delle quali con esito mortale. In aumento pure le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 8.080. Lo fa sapere lo stesso istituto, precisando che il fenomeno infortunistico risulta in salita del 26,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In aumento sia i casi avvenuti sul lavoro, passati da 74.688 a 111.975 nel 2022, sia quelli in itinere, cioè avvenuti durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 26%. Tra le regioni con i maggiori aumenti percentuali si segnalano ancora una volta la Campania, la Liguria e la Val d'Aosta. I settori più colpiti? L'industria, i trasporti e la logistica, l'agricoltura, ma soprattutto il settore delle costruzioni. Insomma, io ci troviamo su un cantiere, sono tanti i cantieri aperti, mai come in questo periodo, anche con bonus 110, i vari incentivi, e però sul fondo c'è una questione sicurezza che non è stata mai affrontata del tutto e in maniera determinata. Ma sicuramente i vari bonus messi in campo dal governo hanno in qualche modo risollevato le sorti di questo settore che da anni conosceva una crisi, sembrava senza soluzione. I cantieri sono tantissimi, tantissimi sono anche i lavoratori che sono rientrati all'interno di questo settore e naturalmente, come molto spesso ripetiamo, quando aumenta il lavoro aumenta anche il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Questo inizio 2022 ci consegna soprattutto questo, una crescita esponenziale degli infortuni in Campania, sono praticamente raddoppiati, fortunatamente non sono cresciuti rispetto al 2021 il numero degli infortuni mortali, registriamo circa 10 infortuni mortali in meno rispetto all'anno scorso, quest'anno sono 17, l'anno scorso ne erano 26 e l'edilizia un po' in controtendenza, l'anno scorso avevamo 10 morti nei primi 4 mesi del 2021, quest'anno fortunatamente ne registriamo soltanto 2. Stiamo parlando della Campania o solo di Napoli? Parliamo della Campania, e questi due morti, uno in provincia di Salerno, uno in provincia di Napoli. I settori che probabilmente stanno mostrando qualche sofferenza in più sul piano della sicurezza sono soprattutto quelle della logistica e quelle dell'agricoltura, però l'edilizia, nonostante la grande mole di lavoro, sembra stia reggendo bene. Questo è frutto anche di un lavoro fatto istituzionalmente dalle organizzazioni nazionali di filiera Filcaffener insieme con il governo, con i vari ministeri, con l'introduzione di norme che in qualche modo cercano di mettere al centro proprio la sicurezza dei lavoratori. Senza contare appunto che con il PNRR ce ne sono di cantieri da aprire ancora. Il tema della sicurezza deve camminare di pari passo con quello dello sviluppo. Sì, il tema del PNRR è un altro tema che è stato oggetto di iniziativa sempre nazionale da parte dei sindacati, dove abbiamo messo a disposizione il nostro settore a far sì che l'Italia ripartisse. Abbiamo concordato con il Ministero una sorta di tour de force nelle fasi lavorative, garantendo 24 ore di lavoro al giorno distribuiti su 3 turni, ma con l'obiettivo chiaro ed evidente di aumentare il numero dei lavoratori, non il numero delle ore, ma il numero dei lavoratori impegnati, quindi turni da 8 ore distribuite anche nell'arco delle 24 ore dell'intera giornata. Quindi sono protocolli che abbiamo sottoscritti nazionalmente e che dovremmo anche ripetere sul territorio. Sempre con i ministeri abbiamo chiuso un protocollo con il Ministero del Lavoro, dove con l'Ispettorato Nazionale monitoriamo periodicamente l'andamento del settore. Sono stati sottoscritti ad oggi 38 protocolli sul territorio nazionale e ahimè qui in Campania ancora non riusciamo a sederci intorno ad un tavolo con la Regione Campania e con l'Ispettorato per dare attuazione a questi protocolli nazionali. Sarebbe il caso che la Regione aprisse un piccolo spiraglio di discussione e per poter iniziare anche qui a mettere in campo e quindi scaricare sul territorio quelle che sono iniziative nazionali. Il vizio è sempre quello di eludere
e non quello di stare nella norma. Fatta la legge, trovato l'inganno, perché si trova sempre l'inganno e noi soprattutto qui in Campania siamo bravissimi. E infatti, fatta la legge, trovato l'inganno, compito nostro però è quello di presidiare i territori, presidiare i luoghi di lavoro, con le nostre presenze sindacali per sollecitare le aziende, per portare cultura e formazione alla sicurezza e alla legalità all'interno dei luoghi di lavoro, ma significa anche mettere in piedi un sistema di controllo efficiente, perché l'imprenditore deve sapere che sotto l'occhio, diciamo, sotto la lente di ingrandimento, i lavori fatti soprattutto con soldi dello Stato, ma anche con soldi di privati che poi alla fine beneficiano di contributi statali, devono essere fatti nel rispetto delle leggi dello Stato. A proposito di controlli, ma anche tutti gli ispettori del lavoro che mancano all'appello? C'è stato un primo provvedimento che mira proprio ad implementare, diciamo, le piante organiche di questi istituti. In Campania è ancora insufficiente, diciamo, il numero degli ispettori, noi lo ripetiamo in ogni città. Ce ne sono? Io non ho un numero preciso, però se pensiamo che su Napoli sono intorno ad una decina gli ispettori. A fronte di quanti lavori da controllare? Ma noi abbiamo migliaia e migliaia di cantiere, con i superbonus e i vari incentivi sono completamente esplosi. Noi, la nostra banca dati sono le varie casse edili e noi abbiamo un aumento all'interno di questa regione di un volume d'affari che va dal 20 al 40% distribuito sui vari territori. Quindi c'è stata una crescita esponenziale dei cantieri, addirittura c'è carenza di manodopera, quindi il settore, diciamo, sta vivendo sì un momento di crescita, ma vive anche un momento di sofferenza perché mancano i lavoratori, e probabilmente i lavoratori che si riperiscono sul mercato non hanno nemmeno la formazione necessaria per lavorare all'interno di questi cantieri, e le aziende naturalmente ricorrono agli espedienti più strani e fantasiosi per sopperire a queste mancanze. Si è dato spesso la colpa al reddito di cittadinanza, ma non è solo il reddito di cittadinanza. Perché non è conveniente oggi venire a fare l'operaio in un cantiere? Ma innanzitutto per le dinamiche salariali. Dinamiche salariali legate ad una concezione che si ha del lavorare in cantiere che sembra essere un lavoro non gratificante. Se un percettore di reddito di cittadinanza deve salire su un'impalcatura e rischiare la vita per gli stessi soldi che casomai percepisce con il reddito di cittadinanza, è chiaro ed evidente che il lavoratore preferisce, diciamo, non lavorare. Ecco, mancano alcune figure, per esempio, dicevamo, nel settore edile, ma anche la logistica ha avuto un'esplosione in quest'ultimo periodo, col Covid in particolare, e anche lì, insomma, il nero, il grigio si è allargato. Sì, la logistica, soprattutto con questi 2 anni di pandemia che abbiamo alle spalle, è esplosa, diciamo, nelle attività, dai rider per le consegne a domicilio, dalle aziende che commissionano sempre di più, diciamo, online, tant'è che il settore della logistica è quello che registra il maggior numero di infortuni mortali. Sono tanti gli autotrasportatori che sono deceduti in questo primo quadrimestre, naturalmente anche lì bisogna attenzionare. Ancora troppi incidenti mortali, purtroppo quest'anno anche le donne, tra l'altro, aumentano gli incidenti, gli infortuni mortali anche per le donne. Allora, c'è l'aumento degli incidenti mortali per le donne, poi non dimentichiamo anche gli stranieri. E il fatto che molte donne, in realtà come le nostre, non riescono a trovare occupazione in una fabbrica, perché fabbriche non ce ne sono, perché c'è la desertificazione, molte donne vanno a fare le badanti o vanno a fare le pulizie in casa. Guardi che andare su un'impalcatura o aggrapparsi su una finestra per pulire i vetri, c'è la stessa incidenza di rischio. Ovviamente gli infortuni sul lavoro sono eclatanti, quindi sono evidenti e si vedono, ma le donne non denunciano, perché non lavorando in regola non denunceranno mai un infortunio, ma rimangono a casa dove hanno bisogno di assistenza, di cure, e non hanno un'assicurazione che riconosca loro l'infortunio che hanno avuto. Quali sono le maggiori difficoltà in questo momento? Le maggiori difficoltà in questo momento qui è la frenesia che c'è del lavoro, nel senso che i vari bonus hanno dato sì una spinta favorevole all'occupazione, ma c'è una cattiva occupazione, perché molti lavoratori che non provengono dal settore, pur di lavorare in territori come i nostri dove la mancanza del lavoro si fa sentire rispetto ad altre zone d'Italia,
gli stessi lavoratori vengono commissionati a fare dei lavori che in realtà non conoscono, quindi non hanno la formazione, non hanno nemmeno la cultura della sicurezza e del lavoro, perché provengono da settori diversi. Ecco, tanti lavoratori della logistica, tanti lavoratori del settore commercio, addirittura alcuni balneari, quindi lavoratori che in estate lavoravano in spiaggia in attesa della nuova occupazione con il Covid che per 2 anni ci ha perseguitato e c'è ancora oggi. Gli stessi lavoratori si ritrovano ad andare nei cantieri, ma in realtà non conoscono il cantiere, non conoscono i propri diritti, la cassa edile che è l'ente bilaterale nostro, non conoscono cos'è una busta paga, la stessa lettura della busta paga, e quindi sono informazioni che non hanno. Loro di solito lavorano, firmano una busta paga, percepiscono uno stipendio, ma la loro azione si ferma lì. Ecco, ci sono stati incidenti nell'ultimo periodo, avete incontrato insomma situazioni di infortuni che avete dovuto affrontare? Noi purtroppo l'abbiamo vissuto in prima persona, io e un compagno della categoria. Andammo su un cantiere nel quale cantiere vi era un lavoratore. Il lavoratore, al nostro ingresso il cantiere, chiedendo ovviamente il permesso, il lavoratore ci disse che era lì momentaneamente in attesa di essere spostato su un altro cantiere, e ahimè quel lavoratore dal mercoledì che lo vedemmo, il lunedì venimmo a sapere che a Portici ci fu un incidente mortale, e purtroppo in questo incidente mortale ci ha lasciato la vita quel lavoratore che incontrammo il mercoledì. La quale famiglia del lavoratore l'abbiamo seguita noi, la stiamo ancora seguendo noi, sia per la questione legata alla eventuale pensione per la moglie, sia per la prestazione che la cassa edile riconosce in caso di morte, perché l'ente bilaterale riconosce delle prestazioni accessorie ai lavoratori, compresa l'indennità di morte, che è un incentivo vero e proprio che si riconosce alla famiglia per far fronte al funerale. E poi c'è tutto il dramma da seguire, perché c'è un dramma, il fatto di perdere un papà. Ecco, quando Giuseppe Di Vittorio diceva basta morire, non si può più morire per un pezzo di pane, in realtà non è così. Oggi si continua a morire per un pezzo di pane, perché realmente parliamo di un pezzo di pane. Ciao, sono Milo Giovanni, sono un operaio qualificato di terzo livello, muratore. Giovanni, quanti anni hai innanzitutto? 38. Da quanto tempo fai il muratore? Sono 26 anni. Quindi hai cominciato proprio giovanissimo. Una lunga esperienza sui cantieri. Che cosa è cambiato da quando hai cominciato ad oggi? È cambiato tutto, da a quando ho incominciato adesso. Adesso ho più la possibilità di lavorare bene, con una grande ditta, con una grande imprenditore, rispetto a prima. Quali sono i pericoli che incontra un muratore ogni giorno? Perché poi uno non se ne rende conto. Cerca di spiegarci cosa fai esattamente. Allora, il pericolo che corre adesso, parliamo di un ponteggio, è di stare sempre alla massima della sicurezza. Dove ci vogliono le tavole, ci vogliono le tavole. Di chiudere bene il ponteggio. Prima cosa, quando si monta la cinta di sicurezza, la linea vite, che adesso ci permettono di lavorare con una linea vite, ma prima non esisteva questa cosa qua. Praticamente se dovesse succedere qualcosa, un mancamento, un giramento di testa, la linea vite appunto ti salva la vita. Sì, ti salva la vita, il 90% ti salva la vita, però dipende la caduta come si fa. Il problema del pericolo sul ponteggio è basta sempre tenere gli occhi aperti, dove metti i piedi, di non correre, diciamo. Ci mettiamo una giornata in più, però sappiamo che torniamo a casa, che ci sono alcune persone per far vedere, come anche i titolari delle persone, degli operai, che vogliono oltrepassare il limite e sforzano a un operaio di fare quei tot metri. E questo è il problema, che si fanno male, che cadono giù. Gli mettono fretta? Sì, sì, molta fretta. Allora, sul ponteggio ci vuole la calma e la testa. Io fortunatamente ad oggi, cioè, più infortuni no, però persone che si sono fatte male sì, le ho incontrate, sì. Ma tu hai sempre preso la busta paga regolare o all'inizio insomma? Busta paga regolare, mai. A nero ho lavorato. Non ti dico la bugia, e adesso sto prendendo la busta paga regolare.
Quindi dopo quanti anni di lavoro finalmente hai visto una busta paga? Allora, sono 26 anni che lavoro e questo è il primo anno, fortunatamente. È sempre complesso perché un lavoratore è in sicurezza quando l'è innanzitutto dal punto di vista della rassicurazione mentale, quindi un contratto ben fatto, voglio dire, diritti ben acquisiti, anche questo migliora il modo in cui si sta su un cantiere. E in questo senso, nello specifico, nell'ultimo decreto qualcosina è stato fatto, no? Per cui bisogna applicare il contratto laddove si usufruisce del bonus. Su questo ovviamente ha fatto scattare dei meccanismi per cui un po' di emersione c'è, e quando c'è l'emersione c'è anche l'emersione dall'insicurezza. Più cantieri, più lavoro, anche più lavoro nero, lavoro insicuro. Cioè, è un'equazione, diciamo, voglio dire, che è legata alle dinamiche di mercato. Laddove aumenta la richiesta di lavoro, porta con sé irregolarità, in proporzione. Non è una cosa che nasce perché c'è il bonus e allora tutti hanno deciso che bisogna truffare il bonus. No, ci sono le risorse e chi è malintenzionato sa dove andarla a prendere le risorse. Che cosa è accaduto poi in questo periodo? Oltre all'aumento di lavoro sono aumentate anche le spese, quindi chiaramente le spese energetiche, il costo dei materiali, e tutto questo influisce sulla sicurezza? Allora, assolutamente, perché l'idea imprenditoriale è sempre tutto un costo. Maggiore è la riduzione di questo costo, maggiore è il profitto per l'azienda. Poi inevitabile, torniamo a monte, laddove ci sono le risorse inizia la speculazione. Ed è chiaro che questa speculazione ha coinvolto l'intera filiera. Dalla materia prima, chiunque ha avuto la possibilità di poter fare soldi, da chi detiene l'impalcatura alla banca che ti fa il prestito, tutti hanno messo le mani nella marmellata. Il vero problema è questo processo osmotico dell'economia di filiera quanto noi siamo capaci di trasportarlo verso il basso, e verso il basso intendo verso il lavoratore che è presente qua sopra. Cioè, tutti questi miliardi a netto delle truffe, come riusciamo noi ad attrarle verso il lavoratore sotto forma sia salariale che di sicurezza? Cioè, è questo il tentativo che noi dovremmo fare come organizzazione sindacale. Noi non ci possiamo accontentare semplicemente che a fronte di 300 miliardi investiti noi ci accontentiamo di un più 2.500 lavoratori in cassa etica. No, io non mi accontento dell'aumento della richiesta di lavoro, mi accontento anche del fatto che noi dobbiamo dare a questi lavoratori una dignità di tipo economica. E io penso che la possibilità c'è. A questo punto di osservazione, insomma, appunto stare sui cantieri e parlare con i lavoratori, che cosa avete notato nell'ultimo periodo? C'è stato un risparmio anche sui presidi di sicurezza? Che cosa sta accadendo realmente? Qualcuno ha approfittato e ha immaginato che fare azienda edile sia una cosa semplice. E quindi io apro la mia partita alla Camera del Commercio e in 3 giorni divento azienda edile. Io penso che come per i lavoratori ci sia la formazione e la cultura dell'edilizia, anche l'impresa ha la sua. Lungi da me da distinguere tra l'impresa buona e l'impresa cattiva, nel senso che per me l'edilizia nel settore, la piccola e media edilizia, che è quella che si sta interessando dei bonus, non è assolutamente vero che è fatta da gentaglia. C'è, come dicevamo a monte, soggetti che vedono la possibilità di fare soldi facili, ma ci sono centinaia di imprese che però rappresentano l'ossatura di questo paese, la piccola e media impresa, che invece anche con capitale iniziale hanno investito da questo punto di vista. Lorenzo Coppola, imprenditore edile, giovanissimo ma non nuovo a questo mestiere. Garantire la sicurezza dei lavoratori non è semplice per un imprenditore, oggi più che mai. Assolutamente, perché veniamo da una cultura dove le aziende non sono state molto attente negli scorsi anni a garantire la sicurezza dei lavoratori, e quindi la forma mentis del lavoratore non è improntata a tutte le norme di sicurezza che noi insistiamo affinché loro lavorino in protezione e in sicurezza. Infatti noi forniamo ai lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale. Questa è la difficoltà, perché molte volte, nonostante i richiami e le paternali che uno gli possa fare, loro insistono a non adottare sempre i DP, tipo i caschi, gli occhialini per la spicconatura, che loro ritengono siano un fastidio, ma
purtroppo bisogna per forza usarli proprio per una sicurezza personale. Una sicurezza maggiore e quindi appunto non cadere un infortunio, ma anche per l'azienda che deve tutelarsi. Assolutamente. Come si fa a convincere anche un lavoratore? È un'impresa molto ardua e bisogna, cioè con l'esperienza ho capito che finché non lo si chiama in ufficio si fa un richiamo scritto che poi può essere anche un rischio per un futuro licenziamento e... Quindi un po' si devono vedere messi alle strette. Assolutamente, assolutamente. Lorenzo, l'aumento dei costi, le materie prime, i costi energetici, quanto influiscono? Tantissimo, anche se pensiamo che da 2 anni a questa parte sono schizzati di quasi il 100% per le materie prime e per tutti, ovviamente è una catena, quindi anche per l'energia che occorre in cantiere, il fabbisogno energetico, quindi i costi sono schizzati, ovviamente i prezziari non sono stati aggiornati a dovere, specialmente noi che lavoriamo con i bonus fiscali abbiamo comunque dei tetti di spesa per il super bonus e quindi con questo aumento dei costi siamo molto stretti ultimamente, quindi ovviamente anche garantire la sicurezza diventa più oneroso, però ovviamente un'azienda deve tutelare innanzitutto l'interesse per la persona umana, per la vita eccetera, quindi certo, noi adempiamo comunque a tutti gli oneri, però come categoria non siamo tutelati. Ecco, ci vorrebbero più incentivi, più premialità per le imprese virtuose, quelle che investono anche nella sicurezza? Sicuramente, perché noi siamo un'azienda che comunque abbiamo tutti gli operai inquadrati, gli diamo diritti, doveri e li facciamo lavorare con molta calma e serenità perché vogliamo dare qualità e quindi per dare qualità bisogna comunque mettere in condizione l'operaio di lavorare bene. Per le aziende secondo me che garantiscono una paga regolare, segnalare al lavoratore, che sono aziende pulite, che lavorano bene, non c'è molta difficoltà di reperimento della manodopera, quindi da questo punto di vista non abbiamo avuto grosse difficoltà. 2 anni abbiamo incrementato il giro d'affari e siamo passati da 3 dipendenti a adesso 23. Sono stati fatti dei passi in avanti, cioè abbiamo speranza che questa situazione prima o poi cambi? Passi in avanti si fanno nei momenti in cui si ha la consapevolezza, anche da parte delle imprese, che la sicurezza non è un costo. La sicurezza deve essere un fatto culturale. Il fatto che io come impresa mi assumi il rischio di impresa, quindi mi assumo anche il rischio sociale, io devo garantire ai miei lavoratori che la mattina rientrano in cantiere e debbono far rientro a casa. Ovvio, molte cose sono cambiate, il testo unico sulla sicurezza, il decreto 81 del 2008, ha cambiato, ma ha cambiato riconoscendo le responsabilità a chi le ha, ma riconoscere le responsabilità a chi le ha non significa frenare le morti o gli incidenti sui luoghi di lavoro. Gli incidenti e i morti sul lavoro si riescono a gestire e a frenare nel momento in cui, anche con la questione dei bonus, così come adesso in questo cantiere, non siano dei bonus spot. Noi dobbiamo cercare di garantire un ventennio, almeno un ventennio di bonus. Io non posso pensare che dal 2021 al 2025 io possa utilizzare i vari bonus, poi dal 2026 non averli più, perché in 4 anni faccio dei lavori che dovrei fare in 20 anni. Enzo, a chiusura, insomma, possiamo dire che non siamo soddisfatti, che non è stato fatto ancora abbastanza e che, insomma, passi in avanti se ne sono visti davvero pochi. Nel frattempo però, insomma, continuano a morire anche persone sui luoghi di lavoro e anche tutta la parte, diciamo, di tutela dei familiari, delle vittime o delle stesse vittime, insomma, non è proprio, non ha fatto registrare grandi novità. L'unico passo in avanti significativo che io posso registrare in questa fase, diciamo, dell'edilizia è la grande quantità di risorse economiche che sono riversate all'interno del settore. Per gli altri aspetti c'è molto da fare. Soprattutto sui morti, diciamo, rispetto ai morti sui luoghi di lavoro, come diciamo sempre noi, è dal giorno dopo che cosa succede. Noi ci costituiamo regolarmente parte civile in ogni incidente grave sui luoghi di lavoro, in ogni infortunio mortale sui luoghi di lavoro. Quello che manca è un seguire le famiglie dal giorno dopo, cioè dal momento in cui succede l'evento luttuoso, mortale all'interno di un cantiere, si apre davanti alle famiglie un baratro
perché le istituzioni non le seguono, spesso le aziende riescono ad aggirare le norme, a nemmeno a dare il giusto indennizzo ai familiari. Nel migliore delle ipotesi si arriva ad un indennità risarcitoria da parte dell'INAIL, ma da parte dell'azienda non c'è nessuna responsabilità. Anche per questo noi continuiamo a chiedere l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, perché bisogna che questi fatti gravi che succedono in luoghi di lavoro possano essere trattati almeno alla pari di un incidente stradale, perché paradossalmente noi abbiamo per l'incidente stradale l'accusa di omicidio colposo e per un infortunio mortale sul luogo di lavoro l'imprenditore che risponde sul piano civile e non sul piano penale. Quindi anche l'introduzione di norme del genere potrebbe mettere nelle condizioni di una maggiore attenzione nei confronti di questi fenomeni. Poi sul versante delle aziende, rispetto a queste dinamiche, sarebbe anche il caso di introdurre una nuova norma, che è quella del sequestro cautelativo dei beni dell'azienda, perché fino a che non si chiuderà il processo i beni dell'azienda devono essere messi a disposizione delle famiglie. E invece succede che un processo si chiude, l'azienda è condannata dopo casomai 10, 15 o 20 anni addirittura, ma quell'azienda non esiste più e quindi il risarcimento civile nei confronti dei familiari riconosciuto anche dallo Stato, ma non è praticabile perché l'azienda non esiste più. Quindi oltre al danno poi c'è anche la beffa.